incontrato con Polly Harden, la puttanella più profumata di tutto Skin Market. Devo avere ancora addosso il suo odore. C'è qualcosa sulla lista d'attesa. Aspetta, ci sono. Non putti di piscio e sudore. Sono appena stato con Polly Harden. Sono appena stato con Polly Adler, la bella più profumata di tutto Skin Market. Devo avere ancora addosso il suo odore. Ho suonato bastardo, è da 2 mesi che sono sulla tua lista d'attesa. Mio amico marinaio dice che Polly si fa arrivare quel profumo da un paese lontano. Hai qualcosa di strano? Oi, boh. Una cosa. Io, forse potete aiutarmi? Sì? Sono il grande Vittori. Signore di stranezze. Maestro di meraviglie. Tutti hanno sentito parlare dei Vittori dalla lontana Illiria. Conoscevo uno di Illiria. Non parlava come te. Prego? Stai perdendo l'accento. È tenuto in grande considerazione. Merda. È pur sempre crine di puledro illiriano. È per lo spettacolo! Esibizione, signori! L'esibizione è tutto! E voi dovreste saperlo! Guardatevi! Eh? Eh? No? So che hai bisogno d'aiuto. Ah, giorni mesti! Prima l'arma mi confisca la barca, poi qualche canaglia ci sale a bordo e se la svigna con le mie attrazioni migliori, inestimabili! Maledetti! Perciò te ne servono di nuove. No, veramente, aspettate, a pensarci bene, mi sareste utile. Alle donne piace la pelle. Non intendevo questo. Ah no? Beh, allora potete aiutarmi a risollevarmi? Che ne dite? Dite di sì! Ecco, il primo oggetto che mi manca. Un teschio parlante con poteri profetici. Una notevole rarità. E dite, amico, volete conoscere il vostro futuro? Vediamo. Io trovo il teschio e tu mi paghi bene. Ah, eccellente, messere. Perfino il teschio ne sarebbe colpito. Bene, è una parola forte, ma ne rimarrete soddisfatto. Se tu riprendetelo dalle grinfie dei furfanti che me l'hanno rubato e... giustizia è fatta!
Oh, signore, siete un vero gentiluomo, un autentico campione degli affari d'oro. Un uomo di discutibile morale, dove lo venderebbe un teschio profeta di sventura? So dove potrebbe essere. Al mercato nero. Ops, scusami. Ho tutto l'occorrente per i tuoi loschi bisogni. Che le ombre ti proteggano.
Darei un occhio per un caffè. Morbo, ci sono più combattimenti fra cani. Molto bene, sentiamo. Sentiamo cosa? L'oracolo, bastardo di un ubriaco. Ah, beh, non ce l'ho con me. Meglio non maneggiare troppo la merce con le mani con cui si mangia. L'ho messo via, al sicuro. Per le tombe degli dei, hai tempo fino al rintocco della torre. In caso contrario, trovati qualcun altro a cui rifilare la tua roba. Non c'è bisogno di alterarsi. Farò come dici. Lenny, non è la prima volta che rubo al signor Beone. Mi farò un ultimo giro. Ma come fai ad aprire una porta se la maniglia continua a spostarsi? Non vedo l'ora che sia tutto finito. Deve essere una di quelle macchine infernali. Siete sordi. La maniglia. Mi serve del fuoco. Semovente. Ah, chi è? Non ci vedo bene. La combriccola di nuovo riunita. Quanto tempo è passato? Direi circa 3 ore, caro mio Lenny. Cosa? La mia prima è in piano. Volevo da accendere, non l'apocalisse. Ha lasciato quel porta scalogna. Jenny la rossa scapperebbe via se non contasse. Sembrate così impegnati da non avere tempo per il vecchio Lenny. Va bene, me ne vado. Ti darei tanti baci lunghi e amorosi. Sì. Mamma, Lenny. Che ne dici, Rosy?
Ci facciamo un giro? Neanche se sua putridezza reale ci facesse una legge. Un oggetto eccellente. Non posso pagarti subito, ma puoi segnare. Sai che poi pago. Infilati un'anguilla nei pantaloni, allora va bene tutto. Ehi, chi è quella lì? Tua sorella? Potresti presentarmela. Ma te ne vai o no, Len? Così spaventi i veri clienti. Bello. Che dici? Dove diavolo è finita? Rosy! Se volevi che me ne andassi, potevi tirarmi un bel calcio ai martelli, come fai di solito. Il mio intimo è sporco di merda! Lenny! Lenny! Le altre si farebbero pagare un extra per quello che ti farò quando avrò finito qui! Qualcuno ha fuso i cancelli. Chiuso i cancelli. Ehi, forse li ho chiusi io. Non riesco a scavalcare, non con queste scarpe. Potrei strapparmi lo scroto. Già prude peggio di una tana di pulci. Aspetterò qui che arrivi qualcuno. Capitana, signore! Ehi! Sono io, Lenny! Vi aprite? Abbassa la voce, scemo! Vuoi far sapere a tutti che siamo qui? Che ci provino a scavalcare il vecchio Lenny! Se è un ammasso di ossa sbronze che devono scavalcare, allora sì. Sei buono solo come scudo per le frecce. Non vedo grande collaborazione. Via di mezzo. Sono occupato. Cose importanti. Oh, che notte. Ho bisogno di bere. Seguire Lenny è un duro lavoro, ma alla fine mi ha portato alla sua banda. Sono accordato per il teschio con Robby Box di Striplers. Male. Quell'arma mi faceva paura. Vi rendete conto di come siamo fatti sotto la pelle? Ingannatore, aiutami. Lenny, tu sei suonato. Quanto? Quanto cosa? Soldi, Lenny. Soldi. Oh, hai bisogno di soldi. Sai cosa, Benny? È che al momento sono al verde. Santa madre del nero capro! Quanto ti ha offerto Robby Box per quel maledetto teschio? Ah, bei soldi! Bei soldi! Masticati da me. Una volta ho esagerato e una moneta mi è finita nello stomaco. Era una... Aiutami, Benny. Se no, giuro che ti sbatto in una fossa e faccio altrettanto con tua madre se non mi dai retta. No. Parlare così di mia madre. Ero il suo preferito. Altri Lenny, da suicidio. Vecchia madre mia, soddisfaceva tutto il villaggio da sotto il tavolo. Ora capisco. Sì,
Siamo una grande famiglia. 6 figli. La mamma era una vera fortezza. Ci ha allattati tutti. Ci ha reso ciò che siamo oggi. Capisco ancora di più. Le piace bere, eh? Piace a tutti. È di famiglia. Va bene, ora basta. Finisci di bere e poi va a chiudere l'affare. Tra un po' sarò pronto per andare. Ci ho messo un sacco a venire qui, giuro. Un occhio per un caffè. I mangianguille di una volta erano dei duri. Quelli nuovi la sbobba non la leggono. Un oggetto eccellente. Sto ammalando, lo sento. Nera come il sorriso delle giovani al vicolo dello zucchero. Mm-hmm.
Sembra un oggetto di scena di Vittori, con la differenza che l'osso è vero. L'estraneo che incontrerai sarà alto, nero e non lo vedrai. Dei ricconi, ma tra le mani hai dei coglioni. C'è qualcuno? Che ricconi? Lenny, sei tu? Mi fa piacere che pensi sia divertente, scemo. Ehi, c'è nessuno? Per capire meglio a te stesso, sii saggio e... Chi è là? Qualcuno che ha voglia di giocare con le parole. Ti aiuto io a capire chi sono, se non sai tenere la bocca chiusa, buffo. Attenti, attenti a un'anima scura, con bisaccia bruciata e occhi di paura. Basso ha un rivale per il premio di chiacchierone della città, ma preferirei fosse lui a predirmi il futuro invece di questo affare.